Oggi, amici miei, la intro non potrà essere la solita. Perché un nostro grandissimo eroe del fantacalcio non ha avuto una settimana felice. E da buoni fantallenatori e non solo, amanti del calcio, gli auguriamo per questa intro un mi piace, per un buon rientro di Victor Osimhen. Ma detto questo! Ma detto questo! Aia. Iniziamo la serie da calcio. Salve ragazzi e benvenuti a tutti voi fantallenatori qui ritrovati per raccontarci qua in faccia la realtà cruda della vita del fantallenatore. 3000 mi piace per vedere ancora e per eterno sempre andare avanti questa serie finché Dio non ce lo impedirà. E fatemi sapere qua sotto nei commenti come vi è andata la vostra giornata al fantacalcio, perché voglio sapere se non è sempre Natale. Ma prima di cominciare con il video, le maglie. Come vedete alle mie spalle, le maglie della Juventus, la seconda blu che ricorda un po' la Champions League, e la quarta, quella edizione Farrell. Altra maglia in edizione Farrell, Real Madrid. Questa sera affronterà l'Atalanta, cercherà di non interrompere la striscia negativa degli ultimi anni in Champions League, visto che loro portano nella spallina questo 13 Champions League. Ma la squadra che ha vinto l'edizione della Champions l'anno scorso è proprio questa qua. Una squadra corazzata, quasi indistruttibile sembra. Forse la favorita per rivincere un'altra volta la Champions League? E comunque, per non farci mancare mai niente, abbiamo anche questa felpa qua, del Manchester City. Un'altra squadra che a proposito di Bayern dovrà vedersela contro la squadra di Guardiola, che in campionato sta vincendo tutte le partite e che si candida a vincere questa Champions League. Tutto questo, ragazzi, le maglie, tutte le felpe le trovate semplicemente nel primo link in descrizione, sito calcio 11 con il codice sconto AIR, A grande, I piccola nel mezzo, R grande, avrete un ulteriore 15% di sconto sugli acquisti, dove l'unica pecca è soltanto l'attesa per l'arrivo dei prodotti, un pochino più lunga del previsto, si parla di 15-20 giorni lavorativi, ma i prodotti vi arrivano. In descrizione c'è anche il sito del supporto Telegram per rimanere in contatto nel caso ci siano dei problemi riguardo l'ordine. Non vi preoccupate, il sito e la qualità dei prodotti sono ottimi, quindi fidatevi e niente, direi di andare con il video. Vi ricordo anche tra le varie cose che nella piattaforma Viola siamo sempre in live ogni turno di Fantacalcio per dare i consigli last minute. Quando sta per cominciare la prima partita di giornata, noi 2 ore prima siamo sempre live per aiutare voi e voi me a schierare la formazione. Voi me, ricordiamolo. Primo Fantacalcio, Fantacalcio degli amici. Dove dovrebbe essere tutto sereno, limpido, celeste. Questa è la situazione di classifica. Eravamo, ricordo, un tempo a meno 7. E vi dirò di più, il primo in classifica ha perso. Quindi occasione più unica che rara di arrivare alla pari del primo. Vediamo il nostro avversario, che parte così. Con 2 gol subiti da Perin. Cross al centro, Ilic! Perin esce di pugno, Faraoni col destro! Contro quel Verona, sì, che deve segnare in queste giornate, non nella prossima. Difesa avversaria, alzando di Crescito Kasdorp. Niente di fatto, Pasalic al centrocampo, il primo centrocampista. Benissimo, Villar Pereira, Morata. Ma dove sono i miei avversari? Datemi una sfida. Paulo Dybala. Questo pensava farmi male così, punirmi nell'orgoglio. Morata e Dybala. Entra Simeone. Questo è quello che succede al caro fantallenatore quando sfidi il re della sfiga. Ma noi siamo sempre bravi e generosi con gli avversari. Qua gli mancavano solo 2 giocatori. 2. Barro. Inserisce Barro che recupera palla su Marlon. Tocco dentro. Soriano! È a 56. Che dici? Non gli lasciamo un gol così arriva a 66 preciso e dobbiamo sudarcela? Morbido dentro a cercare Zielinski al volo per il pareggio Napoli. Ma sì, ma che ce frega, noi che siamo i più fortunati al Fanta. 66 preciso il mio avversario. Ma andiamo alla nostra. Dragoschi, vedi che con palla in clean sheet non si passa.
Sapete che vi dico? Partiamo dagli attaccanti e qui siamo forti! Belotti! Il pallone di singolo per Belotti! Cragno! Mi sei inceppato! Berardi! Mi sei inceppato! Vabbè, qui vado sul sicuro! Centrocampo! Occhio a Caputo! Che mette in mezzo verso Traoré! Su Moro! Ma Barak dove l'hai messo, Ale? In panchina? Testa, ne approfitta Barak che salta nettamente Criscito. Entra in area di rigore. Barak cross al centro. Ilic! E certo! Avevi paura che il Perin del tuo avversario non subisse gol dal tuo Barak? Esattamente lui invece te lo mette in quel posto, perché in questo fantacalcio non c'è nessuna legge della compensazione. Dovevi mettere il presidente, che non ti ha mai deluso quando l'hai messo in campo. Quindi, chi ti rimane? Tre giocatori, anzi quattro, a difesa, che tecnicamente non dovrebbe risolvere il fantacalcio, e un attaccante, Acerbi. Oh, meno male che l'altro gol non l'hai fatto in campionato, perché non si sa mai qui. 6.5. Sì, ma i bonus? Ma state tranquilli! Robin Gosens! Poco per Zapata, palla in mezzo, dall'altro lato c'è Gosens a chiudere! Mamma mia, Adani ripeteva 18 gol in un anno e mezzo! 18 gol in un anno e... Palla di ritorno per Politano, il sinistro dentro, a vuoto Osimhen, ma c'è deviazione, palla in porta! Sembra pallone innocuo e invece c'è il colpo di testa di Gosens! Adani, te potevi sta zitto! Ma come cazzo hai fatto fare un autogol a Gosens? Adà! E basta! È tutto il tempo che la menava, la guardava Atalanta-Napoli, e di lì, e di là, e basta! Autogol! Sei contento adesso? Stava a prendere 10.5! Ha preso 7! Bravo! Bravissimo! Ma intanto, se Gosens ha fatto gol, ma chi gliel'ha dovuta passare quella palla? Al fondo, morbido, sul secondo palo, stacca, Duva Zapata, e l'Atalanta è in vantaggio. 68 e manca un giocatore ed è un difensore. Lo sapete, vero, che io ho Glick in questa rosa? Glick ha preso 3 con l'espulsione. Secondo voi l'ho messo? Assolutamente no! Perché noi pensiamo. Oh, Ian, in punizione per la testa di Neutink, 2-2, completa la rimonta l'Udinese. Bram Neutink, asta di riparazione, primo colpo Neutink, 3 punti portati a casa, secondo colpo Barak, scorsa giornata, 3 punti portati a casa. Siamo insieme al primo in classifica, l'abbiamo raggiunto, che rimonta, e adesso guai mollare, vero Belotti? Col Covid. Fantacaccia degli youtubers. Oh mamma raga, no, possiamo fare un patto? Ogni video del fantacaccio io parlo solo di quello che va bene, quello che va male non ce lo inculiamo, va bene? Contro chi eri? Questa è contro l'ultimo, ero contro l'ultimo. L'ultimo che ha fatto, penso, un gol, 2 gol contro di me l'altra volta. E vabbè, io non dico nulla. Il primo in classifica è sto fantacalcio facendo 63 pareggia. Per dirvi il culo che c'hanno. Ma andiamo, ma descriviamo la squadra del nostro avversario. Szczęsny! E certo, non vuoi che ce l'abbia ricambio di Buffon? Olè, vai, ma sapete che vi dico, tanto siccome vado male, ecco il suo attacco, boom! Ma? Come? C'è un errore, questo è quello della rosa di quelli che hanno affrontato il primo. Boom! Ah, è questo? Lasagna si presenta davanti a Perin. Lasagna mette incredibilmente a lato per Lasagna in area di rigore. Lasagna colpisce il palo. Dimmi che per una volta ho affronto degli avversari che fanno 0 di punteggio. Può succedere anche a me, sono gli ultimi. Centrocampo, Daje, De Ron, Saele, Bernasero Niagioani, è stato Lucas Leiva. Dai. Barak, ma me lo prendo volentieri. Ora gli mancano 3 voti dei difensori. Gli andrà qualcosa storto. Primo difensore, Palomino. Non gli gioca, gli entra Criscito. 6. Ne mancano 2. È ultimo in classifica, lei non dovrebbe avere un bonus in difesa, vero? No, avrà, ci avrà Fazio. E l'ultimo, ci avrà Fazio, no? Ci avrà Atebol che gli si è rotto. Ci avrà Bonifazi, ci avrà un culo Romero.
0! Muriel la mette dentro ed è il 4-2 con la deviazione di Cristian Romero. Romero e... Cosenz. E mi è andata di culo! Ragazzi, mi è andata di culo perché se Cosenz faceva autogol, questo superava il 72. Invece no, 70.5 ci dà una possibilità anche il fantacalcio che va male! Via, formazione mia, vai! Si parte, Dubbio, Reina o Cragno? Boh. Pallone nel mucchio, Bremer, e c'è il vantaggio del Torino! Mezzo punto direte voi, La difesa è questa qua, Che rimane lì il pallone! E De Ligt lo mette fuori con il sinistro! Prima o poi la metterai sta palla dentro, non mica hai fatto gol solo con noi! De Ligt, Danilo, Spinazzola, aggiungo anche Djuricic, 6.5! Dai, 6.5! Bei voti tutto sommato, no? Certo che sono bei voti! De Paul! Ancora De Paul che disegna per la testa di Okaka! Certo che ci sono bei voti! Certo che ci sono! Soriano! Inserisce Barro che recupera palla su Marlon, tocco dentro! Soriano! Settimo gol stagionale! Ma io centrocampo ce l'ho forte, ragazzi! Noi non siamo una squadra di scappati di casa! Detto questo, a quanto stiamo, ragazzi? 48.5, ne mancano 4. Ora, se la matematica è un'opinione, no? Mi mancano 3 attaccanti o centrocampista. Basterebbe fare 6, faccio 24 più 48.5, 72.5. E la vinco! No? Orsolini. Primo attaccante. Vai. 5.5. No, ma ci posso stare? Siamo ancora al limite? Vedi quel mezzo punto? Adesso si risistema! Osimhen! Palla dentro, il colpo di testa di Osimhen, la mano di Gollini. Manco Osimhen. Va bene, era difficile la partita. Ora, c'ho non altro ancora. Mi puoi buttare dentro un pallone? Pallone largo per Simeone, potrebbe calciare. Eccolo il destro del Ciolito. Palla che si impenna sopra la traversa di Sirigu. Basta. 4.5, la prossima è col Crotone. Che devo fare con te? Non ho alternative. Pandev è un'alternativa, manco c'ho titolare. Ribéry l'ho appena preso, si è rirotto. È un'alternativa, Anzola era rotto. Che dovevo fare? Ma che dovevo fare? E poi dico, vabbè, ormai è finita. Non posso farci niente, neanche a dire che ci sono andato vicino di millimetri alla vittoria. Manco posso dire questo. Cross, Dzeko di testa, prova a lasciarla lì, colpo di testa e salvataggio! Cancella l'1-0 di Pellegrini. Aspetta, chi è che avrebbe sbagliato il gol? Pellegrini. Lo faccio più il fantacalcio, non lo faccio più, giuro che è l'ultimo anno. Basta!